Benvenuti al 20 gennaio 2012. Quest'oggi, in questa giornata che dovrebbe essere fredda, dovrebbe nevicare. Bene, abbiamo ben 18 gradi. Guardate con i vostri occhi. Cioè, la cosa mi piace, assomiglia un po' alla primavera. Sì. Però è un mix tra inverno e primavera. Venti gennaio 2012. Mi trovo qui in esplorazione. Sono nella pausa pranzo e fuori c'è un sole e un caldo pazzesco. È il 20 di gennaio 2012. 18 gradi. Allora, mi avventuro. Di qua ci sono già passato prima, quindi più o meno la strada la so. Però vi mostrerò, cioè, qui a Costiglione ci sono delle cose bellissime. Soprattutto in periodi come questo. Aiuto. Okay, pian piano, ciao. Ho cambiato idea, ho troppa fame. Quindi ora mi vado a prendere da mangiare e dopo magari ci penso a farmi il giro. Chissà quanto durerà questa giornata. Domani sarà di nuovo freddo, di nuovo meno un grado, meno due, tre, quattro. Non mi piace l'inverno. Preferisco primavera, autunno, più primavera. Ma all'inizio, perché se no mi viene l'allergia e poi starnutisco. E mi gratto e non mi piace. Caspita, mi sono inlordato bene le scarpe, proprio tanto. Beh, dopo tutto è tutta natura. Fino a ieri c'era tutto ghiaccio. Che cavolo, sacchetto. Fino a ieri era tutto ghiaccio, quindi, anzi, fino a stamattina. Diciamo che ieri ho sperato nevicasse. Non è stato proprio così. Anzi, l'altro ieri sembrava neve, invece era tipo quella si forma del ghiaccio sopra gli alberi per via del freddo, poi questo ghiaccio cade e forma tutta una nebbiolina, tutta una polverina tipo neve. E così io ero convinto stesse nevicando, invece no. Era questo fenomeno qui. Mi è piaciuto, a dire il vero, perché per un attimo ho sentito ancora quello spirito natalizio che dovrebbe essere passato e che comunque non c'è stato quest'anno. Non so se a voi l'avete sentito, ma non era proprio vivo in noi, almeno italiani. Ecco. E quindi poi vabbè, ci sono rimasto un po' male, però tutto quanto è riparato con queste giornate, quando mi sento molto meglio e non fa freddo e si può tranquillamente andarsi a fare i giri per i boschi, diciamo, per la vegetazione dei paesini tipo questo, che sono molto molto belli. Ok, io chiudo qua. Vi ringrazio per avermi seguito e se vi è piaciuto o se siete curiosi di vedere come faccio nuovi vlog, magari miglioro, chi lo sa, si spera, non dovete fare altro che iscrivervi cliccando qui sopra o qui sopra. Non ne sono ancora molto sicuro, devo vedere. Vi saluto e Yoshi va a mangiare. Ciao!